Ciao amici, oggi prepariamo un altro piatto della cultura culinaria italiana, un piatto per antonomasia salva cene, salva pranzo, e parlo degli spaghetti aglio e il peperoncino, un classico. Chi non si ricorda da giovane le spaghettate di mezzanotte con gli amici? Ebbene, oggi lo prepareremo però leggermente variato, apporteremo delle modifiche. Partiremo comunque sempre dalla stessa base, cioè dall'aglio, olio e peperoncino. E quindi, come potete ben vedere, ho tenuto separate gli ingredienti. Per la preparazione classica, gli spaghetti, naturalmente per una persona ho fatto un 120 grammi perché mangerò solo questi, olio extravergine di oliva, un peperoncino e uno spicchio d'aglio. Con questo prepareremo la base normale dei nostri spaghetti. Dopodiché, a parte, la mia modifica, la mia variante, consiste nel preparare a crudo, in una spaghettiera a parte, dei pomodorini tagliati a piccoli cubetti, privati dei semi, uno spicchio d'aglio tagliato a piccoli cubettini, un ciuffetto di prezzemolo tritato e l'aggiunta di un cucchiaio di colatura di alici di cetara. Questo donerà un gusto e un sapore al già bel gusto e sapore dell'aglio, olio e peperoncino. Perché due agli? Perché il primo aglio, quello che adopererò per preparare il sugo base dell'aglio, olio e peperoncino, alla fine lo toglierò. Lo toglierò in quanto ha già dato il suo sapore all'olio. Adesso ci interessa, dopo con la mia variante, sentire invece il gusto dell'aglio fresco. Bene amici, poi ci vuole naturalmente il classico sale, gli ingredienti non sono molti, velocissima anche questa da preparare, perché intanto che cuociono gli spaghetti abbiamo già pronto tutto. Andiamo a vedere quindi la preparazione. Allora, intanto abbiamo messo la pentola con l'acqua per la pasta per gli spaghetti sul fuoco, abbiamo acceso la fiamma e intanto incominciamo a preparare tutto quello che ci occorre per il sughetto e via discorrendo. L'acqua bolle, andiamo a salare. E caliamo gli spaghetti. Nel frattempo abbiamo provveduto a tagliare il peperoncino, a pulire l'aglio, a tritare a cubetti l'altro spicchio d'aglio e a fare a cubetti il pomodoro e tritare grossolanamente il prezzemolo. Adesso andiamo a preparare la preparazione a crudo. Eccoci, in questa spaghettiera andremo a versare il nostro cucchiaio di colatura di alici, è sufficiente per una persona. Dopodiché uniamo il prezzemolo e il pomodoro e l'aglio tagliato a cubetti. Diamo una rimescolatina al tutto. E qui dentro andremo poi ad unirvi gli spaghetti che avremo fatto saltare nell'aglio, nell'olio e nel peperoncino. Abbiamo messo il tegame sul fuoco. Adesso la pentola è calda, andiamo a versare abbondante olio extravergine di oliva, uniamo lo spicchio d'aglio e il peperoncino e lasciamo rosolare senza far bruciare. Gli spaghetti sono cotti, possiamo andare a scolare. Facciamo saltare un attimino gli spaghetti insieme all'aglio, l'olio e il peperoncino. Spegniamo la fiamma e li possiamo travasare
nella spaghettiera. Voilà. Abbiamo una bella mescolata ai nostri spaghetti. Guarda, che belli. Che profumino. Andiamo a togliere l'aglio. Non ci serve più perché abbiamo i pezzettini piccoli. Bene, possiamo andare ad impiattare. E voilà, il piatto è pronto, possiamo andare a gustarlo. Ciao amici, alla prossima ricetta. Bene, assaggiamo questa delizia. Profumo che viene su, spettacolare. Buono. Bene, il gusto è di una spaghettata di olio e peperoncino, molto peperoncino, ma con quel gustino dell'acciughina, della colatura di radici, del pomodoro fresco, dell'aglio fresco, preziosito da questo prezzemolo, veramente squisito. Oh, ciao amici, adesso vado a gustarmi il piattino. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!